nuovi del Teramo 2024-25 c'è Alex Loncini, un classe 2005 proveniente dal Sud Tirol. Diciamo la tua verve, la tua gioventù e il tuo brio sulla fascia destra. Questo diciamo un po' l'identikit tuo, giusto? Esatto. Fascia destra, fase difensiva, fase offensiva. Tutte e due le fasi. Senti, ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso, dove, come è cresciuto Alex Loncini prima di arrivare a Teramo? Allora, sono partito dall'Under 15, mi ha preso il Sud Tirol, che appunto era ancora in Serie C. E da lì ho fatto Under 15, Under 16, poi purtroppo c'è stato lo stop del Covid. Abbiamo saltato l'Under 16, abbiamo ricominciato con l'Under 17. E con l'Under 17 abbiamo vinto il campionato di Under 17 appunto di Lega Pro. E dopo ho fatto il salto in Primavera, dove eravamo ancora in Primavera 3. E siamo riusciti ad arrivare in finale appunto del campionato Berretti Primavera 3 e purtroppo abbiamo perso la finale, ma grazie appunto, visto che abbiamo raggiunto la finale, siamo stati ripescati in Primavera 2 e poi abbiamo chiuso mi sembra, metà classifica l'anno scorso in Primavera 2. Senti, quali sono secondo te le maggiori criticità che un giocatore che poi viene dalla Primavera può trovare in un campionato tra i grandi nazionale come quello di Serie B? Beh, sicuramente una di quelle è la responsabilità e un po' la pressione, perché sei abituato comunque che i tuoi genitori ti vengono a vedere e ti sostengono, quando magari poi hai anche tifosi avversari, un campionato come la Serie D, tifosi avversari, quindi c'è più pressione e anche tu ai tifosi devi comunque promettergli qualcosa, hai più responsabilità. E poi anche a livello fisico, magari ti puoi rispetto al campionato di Primavera, secondo me il livello fisico sarà maggiore, ecco, anche quando andavo a allenare con la prima squadra si notava la differenza anche fisica e soprattutto l'intensità di gioco. A proposito di tifoseria, ti sei un po' documentato, informato su quella biancorossa? Sì, mi sono documentato, ho visto su Instagram tanti video della tifoseria, infatti non vedo l'ora di giocare allo stadio. Il tutto fascia è il ruolo che ti si addice da sempre a livello giovanile e adesso anche qui a Teramo, oppure ne hai provati altri? Ho giocato anche mezzala. E appunto quando abbiamo vinto il campionato ho giocato mezzala, ma penso che il quarto di fascia, il quinto di fascia comunque sia il mio ruolo naturale. Sei un 2005, ma sembri già con le idee molto chiare. A fine stagione sarai contento se? A fine stagione sono contento se a livello personale avrò comunque aiutato la squadra a raggiungere gli obiettivi posti dal mister, dallo staff e dalla dirigenza. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille.